Ben ritrovati con l'informazione di BCO Notizie, una puntata, un'edizione di questo telegiornale quasi interamente dedicato allo spoglio elettorale che è oramai in fase di arrivo a Verbania, dove sono state scrutinate 25 sezioni su 30 sezioni. Il dato, diciamo, 25 sezioni su 30 scrutinate, questo vuol dire che Verbania si appresta ad andare al ballottaggio perché la percentuale è poco più del 45% per Gian Domenico Albertella, 2,38% per Renato Brignone, più del 37% per Silvia Marchionini, il 5,32% per Roberto Campana del Movimento 5 Stelle, Vladimiro Di Gregorio del Partito Comunista si ferma per il momento al 2,79%, 2,54% invece Patrick Rabaini, mentre Loredana Brizio il 2,54%. Questi i dati relativi appunto ai candidati sindaco di Verbania, abbiamo detto 25 sezioni su 30, certo il ballottaggio fra 15 giorni fra Gian Domenico Albertella e Silvia Marchionini. Allora, cominciamo da chi è avanti in questa competizione elettorale per il dato di oggi, vale a dire Gian Domenico Albertella, al microfono di Maria Elisa Qualandris. Allora, ha voluto aspettare giustamente che si delineasse la situazione, lo scrutinio non è ancora completo, però ormai è chiaro, si va al ballottaggio. Sì, certamente, ormai il dato si assesta attorno al 46-47% per il mio dato, con una forbice di circa 9-10 punti rispetto al candidato del centro-sinistra. Innanzitutto un ringraziamento a tutti i verbanesi che si sono recati alle urne ieri e a coloro che hanno riposto la fiducia nella mia persona e nelle liste che mi hanno sostenuto. È un risultato importante questo 46-47% che ci dà nuovo stimolo e nuovo entusiasmo per ripartire domani mattina a lavorare per affrontare il ballottaggio che diamo per scontato. Ci sono circa 1000 voti di distacco, un tesoretto da tenere per il 9 giugno? Ma certamente continuerà il mio rapporto, il mio confronto con la gente per continuare a rappresentare la mia idea di città, per chiedere la fiducia come ho fatto in queste settimane che prima del 26 di maggio, e certamente è un tesoretto che cerchiamo di incrementare prima della domenica del ballottaggio. Guardando la coalizione, la Lega è sicuramente la lista che ha ottenuto al momento più voti, ma anche la Civica è andata comunque sopra il 10%, se non erro dagli ultimi dati. I dati che abbiamo ad oggi è superiore al 10%, che è un risultato sicuramente importante, direi eccezionale per una lista civica che abbiamo costituito nell'arco degli ultimi mesi e che è la testimonianza della fiducia e dell'espressione di tante persone che rappresentano la città nelle professioni, nel mondo del volontariato, in mondi diversi che la gente penso abbia apprezzato in una tornata amministrativa. Quindi un ulteriore motivo di soddisfazione questo risultato della lista civica. Queste le parole di Gian Domenico Albertella, andiamo sul fronte opposto, sentiamo che cosa ha detto e come ha commentato questo risultato Silvia Marchionini. È ormai chiaro, si va al ballottaggio, con che spirito affronta questa nuova sfida? Con grande energia, entusiasmo e umiltà. I risultati netti del centrodestra, le europee e le regionali, con soprattutto la Lega, che nel nostro territorio, Verbania ha fatto per fortuna solo il 37%, ma da altre parti ha sfiorato il 50%, fanno sì che la rincorsa di oggi a Verbania per le elezioni comunali sia un risultato di cui andare fieri e che premia il lavoro del Partito Democratico, delle due liste civiche che si sono presentate per mettersi a servizio della città. Quindi un ringraziamento naturalmente a tutti gli elettori e anche alcune considerazioni. La prima è quella che da oggi inizia una nuova sfida. Si riparte 0-0
i prossimi 15 giorni saranno necessari ai cittadini di Verbania per scegliere chi vogliono come sindaco della loro città per i prossimi 5 anni. Nessuno potrà sottrarsi al confronto, senza più quindi partiti trainanti che raccontano un po' di slogan, un po' di cose fatte per attirare l'attenzione, ma si dovranno fare le proposte. In questo senso noi riteniamo che il lavoro di questi 5 anni e la voglia di fare bene con i progetti messi in cantiere, io ne cito uno perché è quello a cui tengo di più, che è il porto, meritino di continuare e possono avere tutta l'attenzione da parte dei cittadini di Verbania. Quindi noi cercheremo ogni elettore con particolare attenzione a quanti, e sono il primo partito in città, non si sono recate alle urne, per dimostrare la bontà del nostro progetto e la voglia di continuare in questa direzione. Albertella comunque al momento è risultato in vantaggio, non le fa paura questi 1000 voti di divario? È una nuova gara, in finale siamo arrivati, contava questo oggi e quindi ci confronteremo con grande serenità rispetto alle nostre potenzialità, senza alcuna paura e con le energie necessarie per convincere i cittadini di Verbania a primare questo gruppo e quindi a continuare l'esperienza da sindaco. Lei ha puntato su due liste civiche che comunque hanno ottenuto discreti risultati. La nostra è una proposta di governo civico, naturalmente con il PD, partito di maggioranza, ma sapendo la scarsa reputazione che oggi godono in Italia i partiti, noi abbiamo cercato delle forze fresche, riconosciute in città, non già iscritti altri partiti che quindi si riciclavano in una nuova formazione, ma sono tutte persone note, inserite, che hanno voglia di mettersi a servizio della città. I risultati in un mese di lavoro, senza poi grandi sforzi di pubblicità, ma girando per la città, sono stati positivi perché le due liste raggiungono l'11%. Già combattiva la Marchionini per questo nuovo match, questo è il quadro di Verbania che era il test elettorale più importante a livello locale. Poi si è votato anche per le regionali, come è finita? È finita che Alberto Cirio è il governatore in petto della regione Piemonte, il governatore in pectore della regione Piemonte. Qui i dati ancora non sono definitivi, ma il dato è pressoché certo oramai nei suoi termini percentuali, perché l'elezione di Cirio era già nota a metà pomeriggio. Abbiamo 4.579 sezioni su 4.807, Cirio si attesterebbe attorno al 50%, sotto il 35% Chiamparino, poco sopra il 13% il Movimento 5 Stelle con Giorgio Bertola e poi Walter Boero che è fermo da praticamente diverse ore al suo 0,73%. Questi dati, sentiamo invece il commento a caldo di Cirio che attorno alle 20 è arrivato a Torino dopo aver trascorso l'attesa elettorale nella sua alba. Il Torino centrismo era un errore, ma non lo sostituiremo però col provincia centrismo, sia chiaro. Torino e le province possono lavorare insieme in un modo equilibrato, noi abbiamo bisogno di Torino, dico noi da cunese, da albese, ma siamo certi anche che il Torino abbia bisogno di questa realtà straordinaria di province piemontesi e che sono tutte piemontesi, anche se magari sono a 300 km da noi o se sono vicine alle montagne o se sono vicine a una nazione estera. Questo è lo spirito con cui noi intendiamo rinnovare anche il metodo di rapporto con i territori. Poi noi saremo un governo che ascolterà molto, dialogherà e ascolterà. Che se le cose si fanno insieme si fanno meno errori e si fanno meglio. Grazie. Beh, è un risultato estremamente positivo che premia il lavoro che abbiamo fatto, l'impegno di tutta la coalizione, peraltro rispecchia, adesso voglio dare poi i numeri definitivi, però rispecchia anche il dato delle europee, quindi non c'è stata una flessione, c'è stata una costante. E credo che sia un bel segnale, anche un carico di energia positiva, ma anche una grande responsabilità, perché da domani bisogna lavorare al nuovo Piemonte e mettere in pratica le cose che ci siamo impegnati a fare. Ma un po' la conosco io la regione e so che è una regione che ha delle potenzialità enormi, che ha dei funzionari, dei direttori, del personale davvero straordinario
che forse deve essere un po' valorizzato. Valorizzato vuol dire anche responsabilizzato e riorganizzato. Questo è un po' quello che io penso di trovare. Una regione che magari su certe cose ha bisogno di essere aggiornata nei metodi, perché come sono cambiate tante aziende, le aziende, pensate negli ultimi 10 anni quante volte un'azienda ha dovuto cambiare le proprie modalità di essere operativa sul mercato. Ecco, la regione deve essere, credo, un po' più veloce anche in questo senso. Il trionfo dalle province è un segnale chiaro anche? Trionfo dalle province, ma un bel dato su Torino. Il 40% dei torinesi che esprimono la fiducia alla nostra coalizione è un'ottima base su cui partire, perché Torino è importante. Ma io la Lega lo trovo un partito di grande buonsenso quando si siede a ragionare, come abbiamo fatto, sul programma, su tutte le iniziative, per cui non credo che avremo problemi, anche perché Riccardo Molinari, che è il nostro interlocutore diretto regionale, è una persona di grande valore, con cui sia Paolo Zangrillo che Fabrizio Comba hanno potuto lavorare in questi mesi e costruire un programma su cui davvero noi non abbiamo nessuna diversità, ma né di opinione né di nessun aspetto. Queste sono le parole che ha rilasciato appunto il neogovernatore del Piemonte. Già nella nottata lo sfidante Sergio Chiamparino, governatore uscente, aveva affidato a Facebook il primo commento dicendo: se questo è l'esito elettorale delle europee, mi attendo che in regione sia Cirio il nuovo governatore. A metà pomeriggio ha chiamato Cirio, si è congratulato e ha riunito poi attorno alle 17 di quest'oggi in Piazza Castello la stampa per alcune dichiarazioni. Si è certamente intestato la sconfitta, ma anche annunciato che molto probabilmente non sarà sui banchi di Palazzo Lascaris. Siamo intanto, grazie per essere venuti qui, ci tenevo ad essere a fare questo ultimo incontro, diciamo in questa sede che, in cui mi ha visto lavorare per 5 anni, vi arriverà poi una dichiarazione scritta, ma la sostanza, intanto io ho telefonato circa mezz'ora fa ad Alberto Cirio per riconoscere la vittoria netta e la conseguente sconfitta altrettanto netta da parte mia, e gli ho fatto le congratulazioni e vi ho augurato e vi auguro sinceramente di riuscire insieme alla sua squadra a fare meglio di quello che abbiamo fatto noi. Da parte mia io desidero ringraziare intanto gli elettori, tutti coloro che mi hanno votato, mi hanno rinnovato la fiducia, tutti quelli che hanno fatto la campagna elettorale al mio fianco, che mi hanno sostenuto in vari modi, insomma, a cominciare da coloro che a questo mese e mezzo mi sono stati vicini quasi 24 ore al giorno. Ringrazio i tanti candidati delle liste che si sono battuti per cercare di portare consensi e voti alla coalizione. Ringrazio i tantissimi cittadini che negli incontri che abbiamo fatto mi hanno dimostrato sostegno, calore, stima, rispetto, affetto, perché tutto ciò è servito a diciamo, tenere il tono alto e civile al tempo stesso di una campagna elettorale che complessivamente credo sia stata tale. Per quel che mi riguarda, devo però dire che quando si perde, si perde. Io stesso in campagna elettorale, senza esitazioni, ho detto che in un sistema maggioritario si vince o si perde per un punto, io ho perso per molti più punti, e quindi quando si perde è sempre il comandante in capo dell'esercito che si assume la responsabilità della sconfitta. Se si è perso, evidentemente prima di ogni altra considerazione vuol dire che la mia persona e la mia proposta programmatica non sono stati sufficientemente convincenti per i piemontesi, e di ciò io mi assumo piena la responsabilità. Ciò mi porta, quando sarà insediato il Consiglio, mi porterà quando sarà insediato il Consiglio a valutare con le componenti, le forze della coalizione, opportunità, modalità e tempi per lasciare il mio seggio in modo da poter consentire che una nuova fase inizia, immettendo il più possibile di forze che abbiano una prospettiva politica più lunga e nuova davanti a loro. E sentirete che inizia anche una nuova fase per il consigliere regionale uscente, nonché vicepresidente della regione Piemonte, Aldo Reschigna, che nel pomeriggio ha rilasciato questa dichiarazione alla nostra Maria Elisa Gualandres.
Si stanno chiudendo le operazioni di scrutinio, ma insomma ormai il dato sembra netto con la vittoria di Cirio. Qual è il suo commento dopo tutti questi anni in regione? Beh, che certamente innanzitutto va riconosciuta la vittoria di Cirio come presidente della regione e il successo elettorale in modo particolare della Lega Nord, complessivamente nel Piemonte e anche nel Verbano Cusio-Ossola in modo particolare, come un po' in tutto il resto del Piemonte 2. È chiaro che questo è un risultato che va accettato, va rispettato, che dal mio punto di vista è fortemente influenzato dalla condizione politica nazionale. Ma lo sforzo che era stato fatto dal Presidente Chiamperino e da tutti noi di riportare la discussione e la valutazione degli elettori sul giudizio delle esperienze dell'amministrazione regionale sulla proposta del futuro del Piemonte è stato un po', diciamo, ottenebrato da questo peso politico nazionale molto forte e molto evidente. Credo che le mie possibilità di elezione sono tendenti a zero, questo lo sapevo in partenza, ho accettato per spirito di sacrificio e per dare una mano al Presidente Chiamparino di candidarmi nel collegio senza nessun tipo di protezione. Lascio non solo questo tipo di esperienza, ma lascio la politica intesa come ruoli all'interno delle istituzioni. Credo che continuerò a fare politica da semplice militante iscritto, perché credo che nonostante le sconfitte c'è modo e c'è il dovere di dover lavorare e operare al servizio del territorio. Credo in coscienza di lasciare, avendo dedicato la mia esperienza sia come sindaco che come amministratore regionale, per servire le comunità locali. E questo, se io faccio un esame attento di coscienza rispetto al lavoro fatto in questi anni, credo che di errori ne ho compiuti sicuramente tantissimi, ma non ho mancato di vivere con molta intensità e con molta vicinanza l'esperienza prima di sindaco di Verbania e poi di rappresentante del VCO nel Consiglio regionale e poi nella Giunta regionale, con impegno e con un atteggiamento di servizio. Queste le parole di Reschina. C'è invece chi festeggia oggi e sarà prossimo a entrare in Consiglio regionale, il leghista Alberto Preioni, che abbiamo avuto ospite nella lunga maratona elettorale di oggi. Sentite come ha commentato qui in studio la sua elezione. Beh, grazie dell'invito, è sicuramente una responsabilità importante perché oggi la Lega prende quasi un elettore su due e quindi le aspettative sono molte. E come si è detto prima, bisogna veramente pensare alle periferie, alle province lontane come la nostra, anzi la nostra è quella che deve essere trattata meglio degli altri in funzione della specificità montana, in funzione di quello che c'è stato col referendum, in funzione delle mancanze e dell'umiliazione che questa provincia in questi anni ha subito, perché come continuo a dire siamo una piccola provincia, siamo in pochi, ma siamo la prima provincia di tutto il Piemonte, abbiamo sulla nostra testa le acque e le dighe che producono miliardi di euro di produzione idroelettrica, siamo una porta verso il nord Europa e verso la Svizzera, quindi diamo a questa regione tanto ed è ora di cambiare rotta, i canoni ci saranno una certezza e così tante altre cose. Sei montani, verbanese, ora vive in Ossola, lei è stato commissario della Lega a Verbania, lo sono o forse ancora. Sì. È partita un po' in affanno la campagna elettorale perché avete dovuto rimettere mano a questo partito, però evidentemente ci siete riusciti e la Lega a livello provinciale attende ancora un segretario. Come evolverà? Io sono a disposizione. Non sarebbero troppe cariche poi, Preioni? Beh, il sindaco devo dimettermi, farò solo l'assessore esterno o il vice sindaco esterno perché abbiamo modificato lo statuto, quindi visto che a Borgo Mezzavalle ci ho messo l'anima e siamo in 3 o 4 che lavoriamo, voglio comunque rimanere a dare il mio apporto. Però quindi naturalmente Borgo Mezzavalle come sarà amministrata? Adesso vedremo nei prossimi giorni, non voglio dire, magari dico qualche inesattezza, per qualche mese potrei mantenere il doppio incarico, dopo regge per un anno il vice sindaco, si va a elezioni, presenteremo noi la nostra squadra e io sia in questo periodo, questo anno e dopo, l'intenzione è proprio per aiutare il gruppo, proprio perché in questi anni abbiamo messo l'anima in tutte le politiche per far tornare la gente in montagna, tutte le cose che si sono fatte,
abbiamo appunto modificato lo statuto per fare l'assessore esterno e voglio continuare a farlo. Delusione invece fra il Movimento 5 Stelle, che si è dato appuntamento a Domodossola per il commento post voto dopo lo spoglio. Noi abbiamo incontrato quello che era il consigliere regionale candidato per il territorio, ovvero Albi Torielli. Sentiamo che cosa ha detto. Giorgio Bertola e il Movimento 5 Stelle lontani da Alberto Cirio e Sergio Chiamparino, un risultato sotto le aspettative. Sì, un risultato sotto le aspettative, evidentemente non siamo riusciti a trasmettere quanto lavoro abbiamo fatto anche nel governo centrale, facendo quelle cose per cui la gente ha sempre parlato tanto, come ad esempio il taglio ai vitalizi, come ad esempio il taglio agli sprechi, come ad esempio stiamo facendo adesso il taglio dei parlamentari. Cioè noi quelle cose che sono sempre state volute le stiamo realizzando. Forse non siamo riusciti a trasmettere questo, così come forse non siamo riusciti a trasmettere tutto il lavoro fatto sul territorio. Prendo un esempio su tutti: il lavoro fatto per salvare l'Enichem, scusate, la Idrochem di Pieve Verconte. Anche nella VCO quindi c'è delusione. Ma delusione, diciamo che ogni elezione è un percorso che noi abbiamo fatto. E abbiamo incontrato il territorio, ci siamo confrontati su quelle che sono le realtà e naturalmente ne abbiamo fatto esperienza e tesoro di questo. Credo che anche chi ci ha potuto confrontare con noi ha potuto anche comprendere quanto noi mettiamo al centro la realtà e le necessità del territorio. È un punto di partenza per le prossime elezioni. Naturalmente noi adesso abbiamo dei consiglieri di minoranza che, come quelli della scorsa legislatura, faranno delle azioni mirate, sempre con, facendo diciamo opposizione, però sempre con l'obiettivo dei cittadini, quindi non un'obiezione preconcetta, ma sui temi. Ecco, da dove deve ripartire il Movimento 5 Stelle dopo queste europee e queste regionali in Piemonte? Il Movimento 5 Stelle deve ripartire da quello che è la sua anima, cioè il confronto con le persone, il coinvolgimento, perché noi non siamo semplicemente alla ricerca dei voti. Noi vogliamo creare una cultura, vogliamo che le persone si sentano coinvolte e possano partecipare, dare il loro contributo, perché prima di tutto vogliamo cittadini e non elettori. Si aspettava un exploit così della Lega? Ma forse in queste dimensioni credo che non se l'aspettava nessuno, sicuramente. Diciamo che noi abbiamo lavorato molto al governo, se uno va a guardare i lavori fatti abbiamo fatto moltissimo, dei provvedimenti governativi la stragrande maggioranza sono del Movimento 5 Stelle. Cosa vi aspettate dal governo Cirio? Ma noi ci aspettiamo che mantenga quanto ha detto, cioè pubblicamente ha dichiarato che nei primi 10 giorni, quindi entro il 6 di giugno, dovrebbe far partire un tavolo di lavoro per quanto riguarda il territorio e le esigenze del territorio. Vedremo se in questi 10 giorni avremo questo tavolo di lavoro che risolverà tutti i problemi del territorio, come ha detto lui. Allora, sulle parole di Albi Torielli chiudiamo questa pagina elettorale dedicata alla Regione Piemonte. Concentriamoci sui comuni. In provincia del Verbano Cusiossola ben 52 comuni sono andati al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del Sindaco. In 27 di questi c'era un candidato unico e tutti e 27 sindaci sono stati eletti. Raggiunto il quorum in tutti i comuni del VCO dove c'era un unico candidato sindaco, è stato quindi scongiurato il rischio commissariamento in ben 27 comuni sui 52 totali chiamati alle urne. Sono stati confermati la gran parte dei sindaci uscenti in questi comuni. Ecco i nomi dei primi cittadini eletti con il solo quorum in Ossola: ad Antrona Schieranco Claudio Simona, a Baceno Andrea Vicini, a Bagno Anzino Pierfranco Bonfa, a Ceppo Morelli Giovanni Consagra, a Crodo Ermanno Savoia, a Malesco Enrico Barbazza, a Masera Norma Angela Bianchi, a Monteschino Dario Ricchi, a Dornavasso Filippo Cigala Fulgosi, a Pallanzeno Gianpaolo Blardone, a Piedimulera Alessandro Lana, a Premia Fausto Braito, a Re Massimo Patritti, a Toceno Tiziano Ferraris, a Vanzone con San Carlo Claudio Sonzogni, a Varzo Bruno Stefanetti e a Vogogna Marco Stefanetta.
Capitolo Verbano, eletti sindaci Enrico Calderoni ad Arizzano, Pierangelo Ballardini a Caprezzo, Monica Della Vedova a Miazzina, Alessio Ferrari ad Oggebbio ed Assunta Rigoli a San Bernardino Verbano. Infine nel Cusio ecco gli altri abbinamenti: Fabrizio Vittoni a Germagno, Stefano De Maria a Loreglia, Ezio Barbetta a Madonna del Sasso, Piero Minazzi a Nogno ed Augusto Quaretta a Quarna Sopra. Nel corso della lunga giornata elettorale vi abbiamo dato conto dei sindaci eletti nei vari comuni del Verbano Cusio-Ostola. Resta da dire che Avignone è stato eletto sindaco con il 61% dei consensi, Giacomo Archetti, mentre a Cannobbio si profila una vittoria di Gianmaria Minazzi a fronte dei 4 candidati a sindaco. Poi uno sguardo anche alla provincia di Novara, Orta San Giulio andava alle urne e qui è stato riconfermato il sindaco uscente Giorgio Angeleri con il 44,93% dei consensi. Fabrizio Morea si è fermato sotto quota 29%, così come Andrea Giacomini che ha totalizzato il 26,23% dei consensi. Allora andiamo a conoscere da vicino, o meglio andiamo a sentire la voce dei sindaci protagonisti di questa tornata elettorale. Dopo Verbania, il comune numericamente più importante della provincia del Vicio, è senza ombra di dubbio Gravellona, che ha riconfermato il sindaco uscente Morandi. Un trionfo per Insieme per Gravellona, un trionfo nel segno della continuità per Gianni Morandi, molto contento. Ah sì, sono molto contento, soprattutto perché lo scenario politico che si era delineato in queste ultime ore non era dei più confortanti per chi si presentava in una lista di centrosinistra. Quindi devo ringraziare soprattutto i nostri elettori, i nostri concittadini che hanno ritenuto comunque di premiare il nostro impegno di questi anni. Quali le partite più importanti da giocare nei prossimi 5 anni? Beh, ce ne sono tantissime, tantissime cose già avviate, tantissime cose che abbiamo in mente e che vorremmo fare. E insomma, il lavoro per noi è la continuazione di quello che era in corso. Poi sappiamo benissimo che ci sono tante cose sulle quali in questi anni non abbiamo potuto ancora impegnarci, ma lo sappiamo quali sono. Anche c'è stato qualcuno che ha cercato di mettere in evidenza qualche ambito sul quale in questi anni non abbiamo potuto occuparcene fin da subito, ma per fortuna gli elettori hanno pensato che dare la fiducia a noi sia un ottimo investimento e noi cercheremo di ripagarli. Al centrodestra è andata la Regione Piemonte con la vittoria di Alberto Cirio. Come cambiano le prospettive per l'ospedale unico a suo modo di vedere? Beh, lo chiederemo ad Alberto Cirio e all'assessore alla sanità che lui andrà a nominare. C'è un percorso avviato per l'ospedale nuovo e se volesse prendersi la responsabilità di interrompere questo percorso dovrebbe trovare delle soluzioni alternative. Quello che è stato detto sulla possibilità di difendere i 2 presidi esistenti non è esattamente quella che è la realtà, perché sappiamo che ci sono dei vincoli dettati anche dal Ministero, quindi non sarà facile mantenere i presidi esistenti e non sarà facile interrompere un percorso così avanzato sull'ospedale nuovo, sul quale sia i medici sia moltissimi altri soggetti si sono già espressi in senso positivo. Quindi credo che sarà una responsabilità molto grande per il nuovo governatore del Piemonte e per la nuova amministrazione regionale. Io, in qualità di presidente dell'Assemblea dei Sindaci, nel momento in cui tutte le amministrazioni si saranno insediate e ci sarà la necessità di discutere di questo tema, sarò felice di riunire i miei colleghi sindaci e sentiremo la regione che cosa intende fare. Spostiamoci di poco nel Cusio, a Casale Cortecerro, dove sindaco è stato eletto Claudio Pizzi, un ritorno come sindaco anche se era vice sindaco uscente. Il 71% dei casalesi ha scelto Insieme per Casale, ha scelto Claudio Pizzi per la terza volta sindaco di Casale Cortecerro. È stata una campagna elettorale dal tono molto acceso da parte anche dell'altra contendente. Ecco, si arriva al dunque e credo sia molto felice.
Sì, sì, sono contento e tra l'altro finite le elezioni bisogna poi dimenticare il clima preelettorale che è naturale, secondo, almeno secondo noi no, ma secondo qualcuno sì. E credo che adesso ci tocca lavorare come abbiamo fatto in questi ultimi 15 anni e credo che i casalesi ci hanno premiato proprio perché quotidianamente noi abbiamo dimostrato di esserci, di essere impegnati e di cercare di fare del nostro meglio. Si andrà sulla linea della continuità? Certamente, noi abbiamo anche nel nostro programma che abbiamo presentato, ci sono le cose principali, sono la sicurezza del nostro territorio, con i nostri rii eccetera, dove abbiamo investito tanto e continueremo ad investire, abbiamo le nostre scuole che sono un vanto perché, per la qualità e l'attenzione a cui dedichiamo e anche le risorse che dedichiamo. E dopodiché il quotidiano, cioè noi curiamo molto il quotidiano e cercheremo di fare il nostro meglio. Quali progetti principali per i prossimi 5 anni? Ma progetti li abbiamo sempre fatti e quindi non ne abbiamo uno grosso, no? Nel senso che poi i progetti senza i soldi non si fanno, no? Quindi prima dovremo trovare le risorse e dopodiché vediamo. C'è in programma il rifacimento di tutto il centro storico di Casale e anche lì abbiamo già preparato tutti i progetti e stiamo in attesa di un finanziamento e anche gli spogliatoi nuovi del campo di Ramate e anche quello progetto fatto e naturalmente se non arrivano i finanziamenti è difficile che il comune possa con le risorse proprie affrontare questi impegni, però ci stiamo lavorando. Nel corso degli ultimi 2 mesi si è un po' spaventato per le parole anche utilizzate da parte di Fabrizio Maggiola e di Alternativa per Casale? No, no, mi è spiaciuto che la lezione non sia servita, voglio dire, anche in precedenza questi toni molto accesi non hanno mai pagato e quindi noi non abbiamo, almeno io personalmente, ho mantenuto sempre un profilo di apertura e voglio dire di tranquillità e questo insegna che forse la gente vuole fatti e non parole, insomma, e non sogni nel cassetto, perché poi nel loro programma c'erano tanti sogni che erano irrealizzabili. Una riconferma a Mergozzo, dove il sindaco uscente Paolo Tognetti è stato riconfermato per la terza volta alla guida dell'amministrazione, un record per il comune ossolano. Ancora 5 anni per Mergozzo con Paolo Tognetti sindaco, terzo mandato consecutivo, è sicuramente un bel attestato di stima. Sicuramente, devo dire grazie a tutti i nostri lettori, tutte le persone che hanno aiutato a me e alla mia squadra a ottenere questo risultato. 3 mandati è un risultato storico, a Mergozzo mai nessuno ha fatto 2 mandati consecutivi, noi andremo a farne 3. Nonostante una campagna molto diffamatoria nei nostri confronti, siamo riusciti comunque ad avere un risultato storico. Abbiamo staccato i nostri avversari di più di 300 voti e a Mergozzo non era mai successo. Quindi vuol dire che la gente ci vuole bene, la gente ha capito come stiamo lavorando e continueremo a lavorare come abbiamo fatto per i prossimi 5 anni. Nei prossimi 5 anni quali gli obiettivi principali? Primo obiettivo le scuole medie. Entro maggio faremo la gara per realizzarle e entro novembre faremo la gara per realizzarle e entro maggio del 2020 inizieranno i lavori. E poi anche per quanto riguarda la questione acqua che tanto ha coinvolto Mergozzo negli ultimi tempi? Sicuramente il nostro impegno con Acque Novara VCO sarà sempre attivo e alcuni lavori li stiamo già facendo noi. Volevo ringraziare però la mia squadra, che non è fatta solo da quelli che sono i consiglieri, ma di tutto il gruppo che ha lavorato con noi per farci arrivare a questo obiettivo. E devo dirgli veramente grazie che è stato vicino a me e ai candidati per raggiungere quello che abbiamo fatto. Anche per quanto riguarda la squadra si andrà nella via della continuità? Sicuramente, tanti continuano da me da ormai 10 anni e quindi faremo il terzo mandato tutti insieme. E sugli applausi di Mergozzo chiudiamo anche questa pagina elettorale sulle amministrative del 26 maggio nel Verbano Cusi Ossola, perché c'è da parlare anche di occupazione, perché oggi a Roma c'è stato il tavolo al Mise per quanto riguarda la delicata vertenza Mercatone 1. Il gruppo Shernon è stato dichiarato fallito alla vigilia del fine settimana. Questo ha decretato la chiusura di tutti i negozi a livello nazionale,
1860 dipendenti a rischio occupazione, 60 nel Verbano Cusio-Ostola fra le realtà di Gravellona e di Crevola d'Ossola. Tutti insieme questa mattina hanno fatto un presidio davanti al negozio di Gravellona. Qui c'erano anche il sindaco di Crevola Ferroni, il sindaco oramai rieletto di Gravellona Toce. Entrambi subito dopo la notizia dell'avvertenza si sono dichiarati solidali con i lavoratori. Sentiamo che cosa hanno detto i protagonisti questa mattina. Un'alta tegola sull'occupazione del BCO e non solo, la chiusura dei punti vendita a Mercatone, oggi all'esterno del punto vendita appunto di Gravellona un presidio da parte dei lavoratori. Non si può forse parlare di fulmine a ciel sereno, qualche avvisaglia c'era, però insomma la chiusura è stato un passo drammatico. Ad oggi ci troviamo che venerdì notte i lavoratori hanno ricevuto via WhatsApp praticamente un licenziamento. Perché? Perché lunedì è stata, fatta da parte del tribunale il fallimento, è stato decretato il fallimento da parte del tribunale e quindi non è più possibile lavorare perché si è stoppata la situazione a venerdì. Adesso quali sono le vie di uscita da questa situazione? Certo, ci tengo a rimarcare che questa situazione è abbastanza scandalosa, perché è incredibile che questi lavoratori che fino al giorno prima sono venuti qua e hanno continuato a svolgere il loro lavoro nella maniera corretta, alla quale l'azienda ha più volte detto, tra l'altro anche qui utilizzando questo metodo di WhatsApp, di continuare a lavorare, di stare tranquilli, si trovino sabato mattina i cancelli chiusi. E anche in questa provincia, con i numeri che abbiamo, teniamo conto che 60 persone sono un problema, una ricaduta occupazionale molto pesante. Una situazione drammatica, no, per voi lavoratori? Siamo in tutto 1800 persone su tutta la catena, quindi sono altrettante famiglie, altrettante situazioni, siamo tutti in difficoltà, quindi aspettiamo di vedere quello che succede, ma sicuramente non abbiamo nessuna previsione positiva per il nostro futuro. C'è anche grande rammarico, perché ne parlavamo prima con i lavoratori, hanno sempre fatto il loro lavoro, si sono fatti dei sacrifici nel corso di questi 10 mesi dopo la cessione dello scorso agosto, insomma sono stati ripagati in maniera non consona. Credo che i dipendenti abbiano dato massima disponibilità sia per quanto riguarda la riduzione delle ore, perché il nostro contratto è stato ridotto sensibilmente, quindi è ridotto lo stipendio. Abbiamo dato sempre la nostra disponibilità, anche la nostra professionalità l'abbiamo sempre messa a disposizione per un buon proseguo dell'azienda e di tutti quelli che potevano essere i suoi sviluppi. A questo punto non sappiamo più cos'altro abbiamo da dare, perché tutto quello che potevamo dare di sicuro l'abbiamo dato e secondo me l'azienda ha preso e non ha dato nulla di tutto quello che noi abbiamo dato. Resta da aggiungere che questa mattina a Gravellona, oltre ai lavoratori, c'erano anche diversi clienti che hanno già pagato la merce e che ora rischiano di non vedersela recapitare a casa. Anche questo è un problema. Ora invece siamo allo sport, perché nella fine settimana il basket è stato protagonista. Sentiamo. Salta subito il fattore campo nella finale tra Paffoni e Urania. Milano si è imposta in gara 1 al Palabastisti 77-70 e domani sempre a Verbania è prevista gara 2, che diventa già di fondamentale importanza per i ragazzi di coach Ghizzinardi. Gara 1 ha detto che c'è assoluto equilibrio tra le due squadre, una partita che praticamente dopo un grande avvio ospite, 12 punti di vantaggio per l'Urania nel corso del primo quarto, si è dipanata sui binari del più totale equilibrio, un grande balanzone da una parte, top scorer del match con 25 punti, dall'altra protagoniste invece Paleari e Piunti, che hanno ripetutamente messo in difficoltà i loro diretti avversari. Sono un po' mancati gli esterni in questa partita, soprattutto ad Omegna, che ha avuto 14 punti di grande, ma 11 dei quali nel corso dell'ultimo quarto, ha avuto poco nulla da Bruno e da Alessandro. In vista di gara 2, per allungare la serie deve crescere soprattutto nel tiro dall'arco dei 6,75 e nel leggere meglio alcune situazioni la Fulgor. Milano ha confermato, come dicevamo, di essere una signora squadra, una squadra che si presentava al Palabattisti con uno score di 5 vittorie consecutive come la Paffoni ai playoff. Omegna invece mette fine alla sua serie positiva di 11 partite consecutive tra campionato e playoff. La finale
ha visto il suo primo atto con la vittoria della Superflower 77 a 70, ma è ancora lunga, è ancora lunghissimo. Un dato statistico interessante: nelle finali, nelle ultime quattro finali giocate in Serie B2 prima e in Serie B negli ultimi tre anni, la Pafoni ha sempre perso gara 1 in casa. L'obiettivo non può che essere domani quello invece di impattare immediatamente la serie, che poi si sposterà a Milano. È più una situazione di aggressività, di mentalità. Oggi non eravamo al meglio da questo punto di vista, ma confido nel recupero di energie che la mia squadra ha sempre dimostrato. In fondo anche oggi non si è partiti bene, però dopo abbiamo messo la testa avanti, siamo andati a più uno, è lì che dovevamo, come dire, mettere e girare il coltello nella piaga. Invece abbiamo concesso due canestri facili a Perez che poi hanno spostato l'inerzia della partita. È tutto, non ci sono aggiornamenti, per questi vi rimando al nostro sito viceazzurratv.it e grazie per essere stati con noi, vi lascio ai programmi della rete, buon proseguimento.